Hai deciso di metterti in forma e sei determinato a fare sul serio. Hai pianificato di migliorare la tua alimentazione, allenarti con costanza e mantenere il controllo anche nei momenti difficili. È un buon inizio, ma spesso dopo poche settimane molti abbandonano i loro buoni propositi. Il problema, il più delle volte, non è nella volontà di cambiare, che non manca, ma piuttosto nella difficoltà che si ha nel mettere in atto quelle azioni costanti che portano al risultato. Il successo nel fitness si ottiene con un approccio continuativo e ben pianificato. Per questo, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, in questo video ti dirò le 6 strategie che, se applicate, ti porteranno inevitabilmente al successo. Partiremo dalle tre più importanti per riuscire a mantenere continuità nel tempo, per poi passare ai tre punti fondamentali e di natura più tecnica e pratica da applicare tutti i giorni. 1. Stabilire una routine sostenibile. Il primo passo per ottenere risultati è costruire una routine semplice e sostenibile. Spesso i progressi nel fitness derivano da poche azioni fondamentali e complicare troppo il processo il più delle volte non serve a nulla. Quindi concentrati su questi 5 elementi essenziali che ti dirò fra poco e sarai davanti al 90% di tutti gli altri che provano ma non ottengono risultati. 1. Crea un deficit o un surplus calorico a seconda del tuo obiettivo, facendo scelte alimentari sane. 2. Assumi proteine sufficienti per mantenere e costruire massa muscolare. 3. Solleva pesi regolarmente. 3 sessioni a settimana di 45-60 minuti sono una buona base da cui partire. 4. Dormi a sufficienza per garantire un adeguato recupero muscolare e una buona gestione dello stress. 5. Monitora i tuoi progressi per fare eventuali aggiustamenti lungo il percorso. Evita di farti distrarre da diete miracolose o integratori alla moda, perché alla fine si tratta di elementi non essenziali che il più delle volte non fanno altro che sviarti e portarti fuori strada. Piuttosto, concentrati sulle 5 basi che abbiamo appena visto e punta sulla costanza. Essere abbastanza buono in modo continuativo e nel tempo è 1000 volte meglio che essere occasionalmente perfetti. 2. Avere un piano B. Il secondo passo fondamentale per ottenere risultati e rimanere costanti è prepararsi per i giorni difficili. Chiunque può seguire una dieta o un programma di allenamento quando tutto va per il meglio, ma la vera sfida arriva quando le cose non vanno secondo i piani. Le giornate storte capitano a tutti. È facile perdere la motivazione quando la bilancia non mostra i risultati desiderati, quando la fame si fa sentire o quando impegni imprevisti ti tengono lontano dalla palestra. In queste situazioni, avere un piano B può fare la differenza tra un piccolo intoppo e un fallimento totale. Il tuo piano di riserva dovrebbe essere una versione semplificata della tua normale e ottimale routine, che ti permetta di rimanere in carreggiata anche nei momenti più difficili. Ad esempio, non riesci a tracciare i tuoi macronutrienti? Assicurati semplicemente di includere una fonte proteica ad ogni pasto e riduci ad occhio le porzioni. Hai esagerato a cena? Salta magari la colazione successiva o sostituiscila con uno shaker proteico. Non hai tempo per un allenamento completo? Fai piuttosto qualche serie di piegamenti a casa o una breve camminata. L'obiettivo è minimizzare i danni e tornare in pista il prima possibile. Nei giorni più difficili, concentrati su ciò che puoi fare, anche se è poco. Ogni piccolo passo avanti è meglio di niente, ti aiuterà a mantenere lo slancio positivo. La capacità di adattarsi e agire anche nei momenti di bassa motivazione è uno dei fattori chiave per il successo a lungo termine. 3. Creare un sistema di responsabilità. Il terzo passo per far sì che il tuo percorso ti porti al successo inevitabilmente è stabilire un sistema di responsabilità solido. Questo sistema ti aiuterà a rimanere fedele ai tuoi obiettivi anche quando la motivazione cala. Tutto ciò si può fare in 2 modi. Il primo è impostare una responsabilità del tutto personale, vale a dire essere onesti con se stessi. Per farlo bisogna monitorare i progressi,
tracciare il peso corporeo, i passi giornalieri, gli allenamenti e soprattutto l'alimentazione. Non lasciare nulla al caso, stimare a occhio il più delle volte non è sufficiente per ottenere risultati degni di nota. Per fare questo utilizza strumenti come app per il monitoraggio delle calorie e dei macronutrienti e tieni ad esempio un diario dei tuoi allenamenti. Il secondo è impostare una responsabilità esterna, vale a dire coinvolgere qualcun altro nel tuo percorso. Se tendi a procrastinare o a fare le cose a metà, avere una persona che ti tiene responsabile può fare la differenza. Può essere un amico con cui condividi l'allenamento, un gruppo online o meglio ancora un coach che ti guidi e ti motivi lungo il percorso. Quando sei solo è facile trovare scuse e perdere di vista gli obiettivi. Avere qualcuno che ti aiuti a rimanere focalizzato e che controlli i tuoi progressi può trasformare le tue buone intenzioni iniziali in risultati concreti. Impegnati in un obiettivo realistico e costruisci un sistema di responsabilità che ti sostenga nei momenti difficili. Questo renderà il processo più semplice e ti permetterà di rimanere costante. 4. Allenamento. Passiamo ora agli aspetti più tecnici e pratici, quelli che devi assicurarti siano in ordine per avere risultati concreti in palestra. Il primo che andiamo a vedere è relativo all'approccio da avere con l'allenamento con i pesi. Non basta semplicemente andare in palestra, ma è necessario muoversi con una strategia, altrimenti tutto sarà frutto del caso. A tal proposito, due concetti fondamentali che devi assolutamente comprendere e applicare nel modo giusto in sala pesi per far crescere i tuoi muscoli sono l'intensità e il sovraccarico progressivo. L'intensità dei tuoi allenamenti si riferisce a quanto duramente spingi i tuoi muscoli durante ogni serie. Per stimolare efficacemente la crescita muscolare è importante avvicinarsi al cedimento, cioè al punto in cui non puoi più completare un'altra ripetizione con una buona tecnica. Attenzione, a tal proposito è essenziale mantenere esecuzioni impeccabili. Spingere fino al cedimento con una forma scorretta aumenta il rischio di infortuni e può andare a compromettere la continuità. Un buon modo per gestire l'intensità è fermarsi al cedimento tecnico oppure ad una, massimo due ripetizioni in riserva, assicurandoti di mantenere una tecnica impeccabile. Il secondo concetto fondamentale da applicare in sala pesi è relativo al sovraccarico progressivo. In pratica, per far crescere i muscoli devi sottoporli a degli stimoli via via maggiori nel tempo che li obblighino ad adattarsi e infine ad aumentare le loro dimensioni. In pratica dovrai aumentare gradualmente il carico di lavoro e ciò può avvenire in diversi modi, ad esempio aumentando il peso che sollevi, aumentando il numero di ripetizioni o riducendo i tempi di recupero tra le serie. Il sovraccarico progressivo dovrebbe essere applicato su un ampio range di ripetizioni in base all'esercizio e ai tuoi obiettivi. L'importante è che nel tempo tu renda l'allenamento sempre più impegnativo, costringendo il tuo corpo a rispondere e infine a crescere. 5. Alimentazione. L'alimentazione è importante quanto l'allenamento. Per ottenere risultati concreti è essenziale avere il controllo su cosa e quanto mangi. Per questo è fondamentale monitorare calorie e macronutrienti. Per ottenere una trasformazione fisica di impatto devi avere una chiara comprensione di quello che è il tuo bilancio calorico, vale a dire che devi sapere quante calorie assumi con l'alimentazione e quante ne consumi e ne spendi con le attività di tutti i giorni. Questo ti permetterà di pianificare il tuo percorso per impostare correttamente delle fasi di massa e di definizione a seconda poi del tuo obiettivo. Ma non basta, bisogna anche guardare alla qualità di queste calorie, ovvero alla distribuzione di carboidrati, proteine e grassi. Le proteine sappi che sono importantissime per la costruzione e il mantenimento della massa muscolare.
lavorare. I carboidrati ti forniscono energia per i tuoi allenamenti e i grassi sono essenziali per la salute ormonale e generale. Inoltre, parlando di qualità, è importante anche scegliere cibi nutrienti e poco lavorati, alimenti come verdura, frutta, carni magre, pesce, uova, legumi e cereali dovrebbero costituire la base della tua dieta. Evita dall'altra parte il cibo spazzatura, ricco di zuccheri aggiunti, grassi trans, e limita il più possibile l'alcol. Tutto questo non solo rallenta i tuoi progressi, ma può anche compromettere la tua salute generale. 6. Recupero. Il recupero è spesso trascurato, ma è un pilastro fondamentale per ottenere risultati. Senza un adeguato recupero, il corpo non ha il tempo necessario per riparare i muscoli, il che può portare a stalli o, peggio ancora, a infortuni. Il sonno è la forma più importante di recupero. Quando dormi, il corpo ripara i tessuti muscolari danneggiati e bilancia gli ormoni che regolano l'appetito e il metabolismo. Cerca quindi di dormire almeno 7-8 ore per notte. E se hai difficoltà a prendere sonno, stabilisci una routine serale rilassante, limita l'uso di dispositivi elettronici prima di andare a letto e mantieni un ambiente fresco e buio. Oltre al sonno, bisogna considerare anche i giorni di riposo tra un allenamento e l'altro. Il corpo ha bisogno di tempo per recuperare da una seduta intensa. Pianifica quindi almeno 1-2 giorni di riposo attivo o completo a settimana, durante i quali puoi fare attività leggere come delle camminate. Un ultimo aspetto fondamentale è la gestione dello stress. Questo, quando eccessivo, può sabotare i tuoi progressi, aumentando i livelli di cortisolo, un ormone che promuove l'accumulo di grasso e riduce la capacità del corpo di recuperare. Per questo, se al lavoro un periodo molto pieno, potresti provare tecniche di gestione dello stress, come la meditazione, la respirazione profonda o semplicemente dedicando del tempo a hobby rilassanti. Oltre a valutare questi consigli, un'altra cosa che puoi fare per ottenere risultati è iscriverti a questo canale. Accendendo la campanella rimarrai sempre aggiornato sui prossimi video e questo potrebbe aiutarti a fare progressi in palestra. Inoltre, se vuoi fare le cose seriamente, ti ricordo il link in descrizione alla mia pagina del coaching. Non ho molti posti a disposizione, ma se sei motivato e vuoi raggiungere il tuo massimo potenziale, come hanno già fatto i miei clienti, possiamo valutare di iniziare a lavorare insieme. Bene, io ti ringrazio per essere arrivato fino a qui, spero di esserti stato utile, nel caso metti un bel like e ci vediamo al prossimo video.